Parliamo adesso, ragazzi, di internet. Vediamo le parole chiave che riguardano appunto internet. Abbiamo l'emoticon, poi abbiamo i social network, parliamo di coding, parliamo di upload e download, parliamo di nickname e di password, parliamo di web request, parliamo di mailbox, parliamo di netiquette, di home page, di link, di chat, di hacker. E adesso andiamo a vederli piano piano, uno per volta. Allora, per quanto riguarda cos'è internet? Allora, innanzitutto internet, questa rete di informazioni, ha permesso a milioni di persone di accedere a una sterminata quantità di informazioni. È possibile ampliare quindi moltissimo le proprie conoscenze, è possibile comunicare, è possibile condividere in tutto il mondo. Quindi internet è sicuramente una risorsa fondamentale. Allora, cosa significa navigare? Allora, internet, quando voi scrivete diciamo, volete cercare qualcosa, digitate le cosiddette www, World Wide Web. Più semplicemente il web offre al navigatore, a chi ne usufruisce, la possibilità di accedere appunto in tempo pressoché reale a una sterminata quantità di informazioni, testi, filmati, immagini, è una sorta di ragnatela. Proprio il termine ragnatela ci rende ben evidente l'idea della struttura, per cui tutti questi documenti sono collegati tra loro all'interno di un immenso ipertesto globale, ipermedia, con tanti nodi che sono i siti, ciascuno identificabile con un indirizzo, quello che digitiamo noi sulla linea. I browser sono dei motori di ricerca che ci permettono, va bene, di ricercare. Abbiamo Google, abbiamo Internet Explorer, possiamo andare a avere Mozilla. Quindi noi navighiamo in questa sterminata quantità di informazioni. Allora, ovviamente comunichiamo in internet attraverso quelle che sono le chat. Possiamo avere, in particolar modo, adesso si usa moltissimo appunto WhatsApp, ma si possono usare le email, si possono usare altri social. La chat, la chiacchierata, avviene appunto utilizzando gli smartphone normalmente o i tablet, con una connessione attiva internet e un'app appunto di messaggistica istantanea come può essere, diciamo, Messenger, come può essere WhatsApp o altri che sono diffusi. Il più diffuso ovviamente in questo momento è sicuramente WhatsApp. Il Voice over IP consente di effettuare videochiamate o chiamate telefoniche utilizzando la connessione alla rete internet e non la linea telefonica, ad esempio quello che è Skype. La posta elettronica tramite email, non solo un messaggio, manda un messaggio più destinatario, ma anche permette di allegare documenti di diverso tipo, possono essere appunto immagini, documenti. Quindi è importante la comunicazione che noi abbiamo attraverso internet. Il web 2.0, tutti gli utenti del web possono avere un ruolo attivo, quindi possono partecipare alla costruzione dell'informazione, Wikipedia, i blog, i vari forum che ci sono, permettono appunto di avere anche delle discussioni virtuali. Attenzione che però, così come tutti possono partecipare, non sempre le informazioni che si trovano sono poi attendibili, per cui bisogna stare molto attenti a quelle che adesso si dicono fake news. Ora, si condividono tante cose su internet, ci sono tante reti sociali, è possibile avere varie amicizie, si può scambiarsi materiali di tante nature, foto, filmati, mandarsi email, si può essere inserito in gruppi dei quali si condividono gli interessi. Bisogna ovviamente però stare attenti, perché se c'è questa comunità virtuale è importante avere anche un galateo online, una cosiddetta appunto netiquette. Perché con Inter si corrono anche dei rischi. Quali sono gli errori che si possono fare? Allora, possiamo fare cose incredibili, possiamo conoscere chi vive dall'altra parte del mondo, vedere delle città dall'alto, ascoltare milioni di canzoni, informarsi su tutto in pochissimo tempo, avere proprio, qui dice, del superpotere. Eppure ci sono dei nemici che si nascondono fuori dalla rete, cioè all'interno della rete, e quindi possono impedirci di diventare un super o una super navigante.
Quali sono, diciamo, questi nemici? Va bene, innanzitutto vediamo cosa non si deve fare. Allora, innanzitutto il web è bello perché è vario, ma isola dal mondo reale. Poi è bello fotografare, però è molto importante rispettare la privacy, quindi bisogna chiedere prima di spostare una qualsiasi foto. Allora, prima di pensare, diciamo, prima di cliccare qualsiasi cosa è giusto pensare e quindi ricontrollare i messaggi. Bisogna navigare, lasciar navigare chiunque, quindi non sovraffollare, sovraccaricare la linea. Bisogna dare una buona immagine di sé, per cui attenzione anche quando ci si collega, anche ad esempio nelle video lezioni a come ci si collega. Navigare piano, nel senso stare attenti a quello che si condivide, anche in quel caso pensare a quello che sto condividendo, e spesso evitare di fare da sé. Adesso li vediamo in ordine. Allora, prima di aprire un link, entrare in un'app, scrivere qualcosa, giocare con qualcuno, bisogna pensarci bene, bisogna chiedersi: è una cosa sicura e adatta a me? Qualcuno per quello che scrivo potrebbe offendersi? Sto dando troppe informazioni su di me? Magari bisogna tirar fuori quella che si dice la superintelligenza. Bisogna stare attenti a quello come ci si lavora. Su internet si incontrano tante cose bellissime, a volte però ci possiamo imbattere immagini che turbano, in parole offensive. Ecco, se qualcosa mette a disagio, ti fa stare male, è importantissimo parlarne subito con i genitori, con un adulto di cui uno si fida. Mai troppo tardi per chiedere aiuto, eh? Qualsiasi problema può essere risolto se uno parla, quindi parlate, con un adulto di riferimento, un genitore, se qualcosa vi ha turbato. Anche online inoltre ci sono delle brutte persone, così come nella vita reale, quindi non bisogna mai condividere la propria password, non bisogna mai diffondere informazioni come il proprio indirizzo di casa, non mai incontrare persone che si sono conosciute online perché può essere pericoloso. Ricordiamoci che l'ambiente della rete è diverso dalla vita reale, perciò bisogna sempre distinguere ciò che c'è in rete e ciò che è della vita reale. Questo è fondamentale quando navigate. Ok? Probabilmente, diciamo, scusate, è molto importante, va bene, proprio perché ci sono, a volte abbiamo detto, delle persone, noi sappiamo che c'è una connessione tra te e il mondo. Uno, ricordiamoci che su internet possono passare gran parte delle nostre emozioni, dei sentimenti, degli incontri che facciamo ogni giorno. Per cui se manca la connessione, all'improvviso ci sentiamo sconnessi, un po' persi. Quindi la rete può essere un posto fantastico, però dipende da noi, dipende da ognuno di te. Ok? Quindi dobbiamo stare attenti a prendere il meglio che c'è sulla rete, questo è fondamentale. Allora, ricordiamoci che noi possiamo ferire, offendere le persone attraverso messaggi personali oppure dei post. Anche, diciamo, anche mettere un'immagine, un filmato, su qualcuno per prenderlo in giro, magari tutto uno scherzo, però un brutto commento, una presa in giro, poi possono far sì che tu o un'altra persona si ritrovi in un incubo senza fine. Magari anche commentando, linkando messaggi che possono essere offensivi, contribuiamo, anche se magari involontariamente, al cyberbullismo. Quindi messaggi che noi condividiamo, anche se non li abbiamo magari inviati per primi, ma sono un'offesa, creano poi un circolo vizioso, il cyberbullismo. E quindi se capita di vedere o ricevere cose del genere, bisogna parlarne con un adulto di fiducia, bisogna segnalarlo, mai rimanere spettatori passivi, va bene? Perché chi fa il cyberbullismo si fonda proprio su questo, sul fatto che pensa che gli altri non diranno mai niente. Invece di nuovo le parole sono importanti, non mettere mai immagini spinte, non mettere cose in cui ci ritraggono con pochi vestiti, va bene? Non fare immagini ammiccanti, questo può creare ovviamente situazioni molto gravi, fuori controllo, perché ci sono degli adulti che purtroppo usano internet per conoscere ragazze o ragazzi, poi ne conquistano la fiducia, magari chiedono di incontrarvi, invece è molto importante mai incontrare persone che sono conosciute su internet, va bene? Perché magari ci si accorge tardi delle proprie intenzioni, va bene? Non mangiare mai immagini strane di sé, è stare sempre molto attenti. Quindi il web è bello perché è vario, ma ti isola dal mondo reale.
Fotografare bene, chiedere prima di postare meglio. Il buongiorno si vede dal commentino, quindi prima pensa e poi clic. Mi raccomando, chi digita piano naviga bene lontano, bisogna finire attenti a ciò che si condivide. Su internet bisogna stare attenti, dare una buona immagine di sé, ma mai però postare immagini compromettenti. Bisogna navigare e lasciare navigare gli altri, quindi lasciare che anche gli altri possano parlare e commentare. E non dare confidenza a persone che non si conoscono. Mi raccomando, ascoltate bene questi consigli, adesso che la userete molto il computer e la navigazione, rispettateli.